Chi mi segue sul mio canale YouTube sa perfettamente che sono un grandissimo appassionato di Apple e proprio per questa mia grandissima passione nei confronti di questa azienda ho deciso ormai da tanto, tanto tempo di parlare proprio qua su YouTube di questa mia passione verso Cupertino e la mia morsicata. Ma non vi ho mai detto una cosa. Che io sono uno studente che non vi ho mai parlato approfonditamente della mia vita con lo studio, del mio liceo e del mio approccio con la vita studentesca in generale. E anche sempre in generale non vi ho mai parlato di un approccio che ho con un device in particolare. Voi lo sapete se mi seguite, se non lo sapete perché non mi seguite, ve lo dico io, sono un grandissimo amante del MacBook. Il mio MacBook Pro con chip M2 Pro mi aiuta nei lavori per YouTube perché è potente, perché ha un buono schermo e quindi la vita da videomaker si conclude un po' così. Ma c'è un altro device, si chiama iPad, in particolare questo qui, ve lo dico subito così poi ci togliamo di torno in tutte quante le specifiche, è un iPad Air, quindi di classe Air, a 256 giga dentro il suo spazio di storage. Ha inoltre una memoria RAM pari a 8 GB e oltre a tutto ciò vanta anche uno schermo da 10,9 pollici. Particolare e inscindibile di questo iPad vi è un accessorio magneticamente attaccato all'iPad, lo vedete anche voi. E cosa può essere se non l'Apple Pencil? Ciò, Apple Pencil che io non sottovaluterei affatto nell'acquisto di un iPad, sia che sia la penna di prima o di seconda generazione. L'iPad poi vi dico a fine video quale modello vi consiglio io di comprare personalmente e è una copiata anche la sua diretta Apple Pencil perché di queste ce ne sono diverse opzioni. Dunque, direi di entrare un po' nel vivo di questo video subito dopo la sigla e di parlare non solo di lui, ma anche di come ho accantonato il Mac in favore di iPad per lo studio. Ovviamente per studiare uso anche il Mac, ma di questo ne parliamo subito dopo la sigla. Partiamo con il dire che io studio in un liceo molto importante, perché è un liceo di scienze umane e a mio modo di vedere, qui potremmo avere una grandissimissima parentesi, il liceo di scienze umane è molto molto importante per due principali motivi. Il primo non è un istituto tecnico, non è una scuola professionale, attenzione, se stai guardando questo video appartieni o vuoi appartenere a una scuola professionale, di certo non saprei affermarti, però sto soltanto dicendo la mia esperienza che colma il mio percorso di studi durante la mia vita. Nulla toglie che una scuola professionale o un ITIS possano essere delle scuole più che valide e a volte anche più azzeccate rispetto a certi licei. In ogni caso, ritornando al mio discorso, vi stavo dicendo che io frequento un liceo di appunto scienze umane e il secondo motivo, oltre per cui mi piace veramente ciò che faccio, è perché mi piace studiare, nel senso, quello che mi viene dato in pasto dai libri, dai professori, mi piace perché mi piace il metodo di approccio, di ragionamento che c'è dietro una ogni singola materia. Questo perché io sono una persona che non si limita a dire, per esempio, è vero o è falso. Prendo il vero e falso e vado a confrontare questi due termini di paragone tramite gli strumenti. E come posso avere questi strumenti? Ecco, attraverso la scuola, attraverso il mio liceo. Dunque, se voi non sapete ancora qual è il mio metodo di studio, ve ne parlo subitissimo proprio ora. Dato che il mio metodo di studio l'ho appreso anche abbastanza presto rispetto ai miei coetanei, perché il metodo di studio è importante, c'è cioè da sapere che il metodo di studio, per chi non lo sapesse, è quel metodo con il quale ci si approccia per l'appunto allo studio e si creano dei rapporti tra noi e i libri, noi e i quaderni, noi e i device con cui studiamo. Quindi si crea tutto quel metodo con il quale noi immagazziniamo delle informazioni
quello che chiamo input, quello che per sollecitano, e quello che noi restituiamo, ovvero l'output, per dirlo in modo informatico, ai professori. E quello, ovviamente, per non essere troppo banali, è chiaramente la interrogazione, quindi l'esposizione orale o scritta che sia, quindi la verifica o l'interrogazione, che danno appunto al professore prova che noi stessi abbiamo capito. Dunque, perché è così importante avere un device? Perché io, il Federart qui presente di fronte a voi, è un dislessico. Cosa vuol dire un dislessico? Non è una malattia, non è una parolaccia, state tranquilli. Essere dislessico sta a significare che ho delle difficoltà proprio legate al processo di mente, quindi di ragionamento del cervello, secondo i quali appunto io, se devo fare 2 più 2, non faccio 2 più 2 è 4, ma faccio 1 più 1 più 1 più 1 che poi fa 4. Quindi il dislessico tende a ampliare il suo ragionamento e questo ragionamento a volte lo porta a scegliere la strada più difficile. Al risultato finale, quindi gli fa 4, ci arriva lo stesso. Dunque al compito, all'interrogazione, alla verifica, io arrivo lo stesso a capire qual è il risultato finale o l'obiettivo che mi propongo, ma non riesco a capire al meglio quale sia, diciamo, il metodo migliore per potermi approcciare. Io studiavo con carta e penna e i miei libri, ma adesso avevo appunto intenzione di parlarvene in questo video. Vediamo se riesco a prenderlo. Eccolo qua, ho adoperato un MacBook. Questo è davvero non è il Mac che io ho utilizzato nei primi anni di liceo. I primi anni di liceo ho utilizzato uno MacBook Air di classe 2020, non è quello con chip M1 di cui tutti parlano online, anzi è uno degli ultimi Mac con chip Intel. Questo invece è un MacBook Pro che ho acquistato appunto per fare un upgrade, perché con il computer non è che ci studio solo o ci faccio solo YouTube, bensì è un device che mi serve proprio, mi è necessario per due lavori insieme, quindi quello dello studente e quello dello YouTuber. E apposta per questo ho deciso di comprare questo MacBook Pro con chip M1 Pro, di cui parlavo appunto all'inizio video, che mi sembra il perfetto collante tra queste mie due esigenze. Domandona, vi fate vedere subito all'inizio l'iPad, quindi il device che uso di più per lo studio. Perché non uso anche il Mac? Il Mac è perfetto, lo vedete, è integro, è un Mac comunque che sa dire la sua nell'approccio allo studio, però lo vedo più come un device per i testi, quindi per scrivere tanto. E io divido le materie specialmente in due tipologie. Le materie concettuali, dove devi capire un concetto, per esempio matematica, t più 2 fa 4. È un concetto e il concetto può essere appunto espresso meglio tramite un Apple Pencil, quindi un pennino su cui scrivere sull'iPad. Quindi per le materie di concetto, le concettuali, mi appunto trovo meglio con iPad. Per le materie discorsive, e con discorsive intendo che hanno un discorso, quindi un'evoluzione nel corso del tempo, per esempio storia, che il professore ti narra per esempio Orazio cosa ha fatto nei suoi scritti, quindi devi seguire il filo logico, e là un Mac, quindi un computer, ti è molto molto più utile per poter seguire questo tuo percorso di studio. Perché è importante però avere anche un iPad? Non tutti intanto possono avere questi device. Perché? Perché hanno un costo del tutto indifferente, e se dovessi soppesare, valutare e scegliere tra l'uno e l'altro, vi direi tutta la vita, signore e signore, prendetevi un iPad. Attenzione, non è che il mio magnifico MacBook che sto posando adesso vada male, non è affatto così. Ma non è neanche una questione di ingombro, perché l'iPad, lo vedete, è sottile, è poco poco spesso, è veramente poco poco pesante. Ma qualora voi decideste di, appunto, scusate, le mani maldestre, aggiungere questa. Cos'è questa? Questa qua è una tastiera, deve avere una cover con una sorta di aletta che si vede, si apre, c'è questa piccola ala di apertura che serve per poggiare questa cover, che non funge solo da cover perché guardate, fa anche da tastiera. Infatti qui potete notare che abbiamo tutti quanti i tasti che possono essere premuti in modo fisico, quindi non è come la tastiera di un telefono o di un tablet virtuale. Quindi la differenza tra tastiera virtuale e tastiera fisica è che la tastiera fisica ha i tasti dentro di sé, quindi metti qua i tasti e
e possiamo prenderli col dito. Mentre poi quando lo premiamo il tasto scende, mentre sull'iPad non scende niente. È solo un feedback aptico che il sistema induce al dito, che induce al neurone, che induce la testa, che ci convince che stiamo premendo un tasto, in realtà stiamo premendo il tuo schermo. È solo questo. Ma ritornando per un attimo al discorso, questa tastiera cosa fa? Unisce perfettamente l'iPad, quindi il device che vi ho fatto vedere prima, al Mac. Perché? Perché se il Mac è ottimo per scrivere, perché è una tastiera incollata, e io preferisco il Mac a questa tastiera qua. Però qualora so che devo avere un'interrogazione di matematica, faccio un esempio, e allo stesso tempo so che devo fare una verifica orale di storia, posso portare non l'iPad e il computer. Perché? Perché là uno peserebbero di più. E soprattutto numero due, avrei delle cose differenti da portare, ovvero sia l'iPad che il Mac. Invece tramite questa tastiera posso utilizzare l'unico prodotto, che sarebbe l'iPad, che si inserisce qua dentro, incastrando appunto dentro questi angoli qua, che tra l'altro lo proteggono benissimo dalle cadute, è resistentissima questa tastiera. Ma in ogni caso non è una pubblicità, cioè nessuno mi ha pagato, né Apple, né Logitech, che ha creato questa tastiera qui. Vi sto per raccontando cosa che non serve primeggiare con un device che sia l'ultimo grido. Perché? Perché se ben vi ricordate, io a inizio video vi ho raccontato che volevo esprimermi nel consiglio all'acquisto alla fine di un iPad e il suo Apple Pencil. Perché? Perché l'Apple Pencil, ve lo faccio vedere, questa qua è un Apple Pencil di seconda generazione. Qual è la differenza? Esiste prima, seconda e terza. La migliore di tutte è la seconda, ma non è compatibile con tutti gli iPad. Io vi consiglio un iPad di nona generazione, costa 380 euro in sconto e 420-480 nuovo da Apple o da store equivalenti a Euronics, 1 euro e così via. Io vi consiglio quell'iPad, è un iPad un po' vecchiotto, perché se è vecchio la vende ancora Apple sul suo sito web, ma vi raccomando quello perché spendere di più per altri iPad, per lo studio, quindi per ebook, per scrivere appunti, per prendere note. Non andate a scuola a prendere nota di qualcosa, credo che sia più che sufficiente per la maggior parte di voi, per non dire per tutti voi. Io ho preso questo perché mi aiuta anche per YouTube, mi aiuta per il canale, mi aiuta per l'editing, posso mettere anche altri programmi, ma non serve a tutta la massa di popolazione italiana. A loro studenti basta banalmente un iPad 9. Perché? Perché l'iPad 9, pur conservando il Touch ID, quindi il tasto Home, è l'iPad perfetto per ogni esigenza. Apple Pencil consigliata, quella di prima generazione, perché sa comunque un feeling più semplice. Potreste acquistare anche quella di terza generazione, quindi quella più nuova, ma gli mancano alcune funzioni, per esempio la sensibilità, con la pressione, quindi quanto premete, lui fa un tratto più ampio o più basso, e la sensibilità all'inclinazione, quindi quella, per esempio, per un effetto un po' carino sui vostri appunti tramite l'effetto sfumato. Per chi fosse interessato all'effetto sfumato ed altri tip and tricks con iPad, lasciate un commento qua sotto o un like per farmi intendere che volete sapere di più, e magari potrei anche farvi un video apposta per tutti questi trucchi per lo studio. Dunque vi consiglio, riassumendo, iPad 9 e Apple Pencil di prima generazione senza tastiere, per questo fatto, se volete scegliere e optare per un iPad. Se invece siete più ideati sul versante di computer, tutta la vita MacBook Air M1 lo trovate sotto i 800-900 euro circa, sotto i su Amazon, su Euronics. Apple vende 1200, è un furto legalizzato, nonostante valga anche quei soldi. Però se volete risparmiare qualcosina, vi consiglio qualche store fisico, Euronics, ogni euro, media, world e così via, o Amazon, che sa dire il suo. Detto questo, spero che questo video ti sia piaciuto. Mi raccomando di iscriverti e lasciare un magnifico like. Io sono sempre Federart, il tuo caro e fedele consigliere su YouTube, sulla scuola, sui licei, sull'ITIS, su Mac, su quello che tu preferisci e vuoi sapere. Io, come sempre, ti auguro una buona continuazione su YouTube e non su YouTube, e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video.
Ciao gente.